Dottoressa Diletta Colombo, il Paleolitico di Isernia si arricchisce? Il Paleolitico di Isernia si arricchisce, continua a sviluppare questa sua predisposizione verso l'accoglienza a numero sempre maggiore di pubblico. Nella prima metà dell'anno abbiamo raggiunto gli 8.000 visitatori, quindi circa 3.000 visitatori in più rispetto all'anno scorso e quasi più del doppio rispetto agli anni precedenti. Quindi diciamo che con l'apertura del nuovo padiglione didattico già c'è stato un notevole incremento del pubblico. Adesso con queste nuove iniziative, che poi saranno completate anche da lavori che sono in gara adesso, stanno partendo adesso le gare, verrà completato in maniera definitiva l'allestimento del padiglione didattico con un'ulteriore sala multimediale al piano inferiore, e con questa iniziativa della Camera di Commercio sicuramente si arricchisce facendo dei flash sulla storia di Isernia e del Molise, non soltanto in epoca preistorica ma anche nelle epoche successive, in modo da dare ai visitatori un quadro di tutto quello che ruota attorno al Museo del Paleolitico, che diciamo è la prima testimonianza della vita umana in Molise e anche tra le più antiche in Italia. E quindi sicuramente questo porterà a un ulteriore incremento dei visitatori e la speranza è che cominci a muoversi anche l'indotto attorno a questo museo. Mi è arrivata già qualche richiesta di fare delle piccole aree bar, delle aree giochi per sosta dei turisti e quindi insomma si vede che qualche cosa piano piano comincia a muoversi. Questa macchina del tempo potrebbe essere il fiore all'occhiello. Questa macchina del tempo può essere sicuramente uno dei fiori all'occhiello, assieme a tutto il resto, l'aspetto scientifico, l'aspetto didattico, cioè tutta questa commistione di elementi che finalmente si muovono in sinergia per cercare di attirare l'attenzione sui beni culturali del Molise, ovviamente con la Pineta, che è una delle teste di ponte insieme a Sepino e a Pietrabondante. Ma qualcosa si inizia a muovere anche sui siti minori, questo è molto positivo perché ovviamente nell'immaginario collettivo dei turisti il Molise è Pietrabondante, Sepino. In realtà ci sono molte altre realtà che vale la pena di valorizzare, che vale la pena di far visitare. Per cui ci stiamo muovendo come soprintendenza insieme alle associazioni culturali del territorio, alla Camera di Commercio, ai comuni, proprio nell'ottica di valorizzare l'intero territorio regionale, cercando di accogliere e raccogliere i turisti dalle regioni limitrofe anche, perché ovviamente Molise non può essere fine a se stesso.